tutti questi regali che voi avete sono tutti regali che vengono dalla realtà del nostro territorio. Così come io dico di nuovo a tutti che molti di voi sono qui ospitati dagli alberghi, quindi lasciate un ringraziamento agli alberghi che vi hanno ospitato, una piccola parola, una poesia autografata, perché questo fa piacere. Bene. E adesso è il momento invece di Anisa Duli dall'Albania, che ha scritto una bellissima poesia intitolata Eclisse. Eclipse. Kur isha vogël, mendoja që eclipsi ishte fundi i botës. Kur rrita pak, e Quando ero konsideroja piccola, eclipsin si një pensavo che rrezik, l'eclisse tani fosse la fine kuptoj del që mondo. eclipsi është njësoj si Quando rrezik cominciai a universal, crescere, consideravo tani l'eclisse una kuptoj se rinascita. fundi i botës vjen Adesso nga mostra capisco che njerëzore, l'eclisse è tani uguale alle kuptoj 30 se sinfonie di rinjia vjen Mozart. pas eclipsi, Adesso pas capisco che punseve la të fine del mondo mshrapelo, viene dalla sa cattiveria degli uomini. gjudicme dhe me Adesso kundërshtue mënyrë capisco se si che la adorojmë atë rinascita viene orizont subito që dopo tani është me l'eclisse, pasur se kot dopo i pozzi e pieni di befasueshme. lagrime. Djen keq ardhje po Quanto një è strano flak, e shikon meraviglioso il bukurinë modo in nënës cui ammiri pavarësisht rrugëve që quell'orizzonte, ka. che ora è Kujton molto più çdo ditë puro e più shprehjen e chiaro che një mai. njeriu që nuk është më. È strano. E befasueshme Provo mendoj dolore se si ndjen guardando un çdo vecchio. pikë shiu që deporton Vedi la bellezza lumturi, di una tani e madre kuptoj nonostante le sue se rughe? Zoti na dha. Ogni giorno Ajo për të ricordi mbrojtur frymë, l'espressione zjat di për të una mbrojtur, persona che non ujë c'è për të più. pirë. Kur È rrita pak, strano il modo tani e in cui senti kuptoj la se pioggia che Zoti bagna na la dha. pelle. Një kocë të li, Adesso sikur capisco ishte perché epopea Dio dhe ci ha fumetto, dato l'aria per mas mbase respirare, fisi una mëna terra çdo per puer, vivere, il por fuoco per si do që të scaldarsi jetë, një e ditë anche l'acqua fundi per do të vi, bere. qoftë nga misteri Adesso i capisco gjithësisë, perché Dio ci ha mbase dato nga un mostra corpo njerëzore. Kur maligno. të qofi, Certo che capisco unë anche do la t'jem duke fine. dëgjuar tre sinfonie Forse la tribù Mozarti, dei Maya si è pazienza. sbagliata, però un giorno la fine arriverà, che dipenda dal mistero dell'universo. O forse dalla cattiveria degli uomini, quando quel giorno arriverà, io starò ascoltando le 30 sinfonie di Mozart eternamente. La Anisa Dule è accompagnata qui da Irma Bilali. C'è un piccolo dono anche per lei, perché è veramente animatrice di un gruppo di persone che lavorano in Albania. Con molta intensità sulla poesia, e quindi è suo merito se tante. Ecco, viene anche il figlio, giustamente, perché anche lui Ammiratore di poesia. contribuisce. Anche lui contribuisce. Grazie, Va bene, è un piccolo Gabriele, dono. grazie Ottavio, E grazie a così la tutti. maglietta per il bambino. Adesso c'è la Maria Giulia Marletta. Salve, buonasera a tutti. Volevo solo dire una cosa, non è una poesia usuale per me, è dedicata però a un mio amico che è morto 5 anni fa. In realtà non è fatta per essere recitata, magari è fatta per essere letta, però vabbè, la leggerò. I'm really sorry with people who cannot understand the Italian language. I should have translated it in English. But it is dedicated to a friend of mine who died 5 years ago. Ad Alessio, ad ogni ora speranzosa che t'ha fatto felice o infelice, e mentre mi cresceva l'ansia di guardare, solo guardare, a te cresceva l'ansia delle cose. Non l'ho mai vista. No, il contrario, la vedevo troppo vividamente e per questo non ne ho mai tenuto conto. Ad ogni attimo rubato alle nuvole, che non si sono accorte di scorrere un po' meno velocemente in quel momento. Ed è meglio così. Alle scarpe pesanti e alla sciarpa quasi sugli occhi, al sorriso bianchissimo e a qualche sciatta situazione, dove il ricordo quasi sicuramente non poteva essere che quello. All'anima, che se anche in una molecola o in una goccia, da qualche parte si è andata a rannicchiare. Alle canzoni, alle musiche tonde modellate a punta se la nota colpiva la bacchetta o il rullante, e a quelle spine che smussavi, fogli di pietra leggeri come la luce, ore saporite, tutte mezze termini, ruscelle gonfi di colore, versati senza mezzi termini, con la formula non sempre giusta. Come sul ciglio, come un profumo, nel ridestarsi da una piega sbagliata, da un'immagine gonfia di verde e piena di giallo.
da un odore di esistenza. E le unghie grandi, dedica ad ogni raggio di sole di un attimo rubato. Grazie. Maja Dragoslavić. Afrika. Donosiš mi pozdrav iz dubine izgubljene domovine. Afrika. Mi porti il saluto dalle profondità della patria perduta. Tremo mentre pronunci le parole della ninna nanna iscritte sul volto fosco della madre. Mentre al nuovo mattino rivolgi preghiere per tutti noi, rapiti, sfruttati, dimenticati, perduti, in traduzione, nel tempo, in qualche luogo dimenticato per tutti noi. Tremo mentre mi tocchi con gli illimitati spazi dell'infanzia, mentre mi ricomponi con il tuo calore. Accolgo il perdono per le sofferenze, per l'odio, riconciliate speranze. Una nuova vita mi offri sul palmo, brucio mentre la tocco. Adesso è il momento di Menotti Lerro, che ha scritto una poesia intitolata Tonfi sconosciuti. Qui posso... Ora che le mani sembrano le ali folli delle farfalle e il cuore regala tonfi sconosciuti, sento avvicinarsi il nero di ogni foglia, la voce roca della pioggia di questo malinconico novembre. Troppo soffice la cera della mia candela per resistere a lungo alla fiamma viva che la consuma. Vola lo spirito sui tetti di Reading. Riguardo gli amici che mi hanno dissetato, gli sguardi, le schiette risate sull'impossibile pronuncia del mio nome. È lungo il viaggio verso i fiori di mia madre. Starà dormendo ora, dopo le Ave Maria. Mohammed, Salem, Ahmed, Salem, Obada. He comes from Egypt. Viene dall'Egitto. Dall'Egitto. E siamo contenti. Ed è un chirurgo. Buonasera a tutti. This poetic experiment is like a dreamy exploration of an old Franco-Prussian horizon. Arthur. رأيت كأني أبو حجر وعليه تراب وشخص. Io vidi come se fossi stato padre di una pietra impolverata e qualcuno stesse rotolando sopra il mio polveroso figlio addormentato. Dei piacevoli canti e un gruppetto diverso. Lo guardai negli occhi, era Rambeau, con una primavera di rose d'acqua nelle maniche, alberi contorti nei vestiti, e l'omofilia stava fra i suoi zigomi. Uomini neri stavano passando dietro la tenda e la stanza verde rifletteva il loro chiacchiericcio, che andava crescendo fino ad essere un polveroso brontolio, e la retorica era lanciata oltre la via, e oltre la metonimia c'era una nobile ombra nera. Io vidi come se fossi stato in un bagno turco e preferivo essere lasciato solo. Così essi divennero nuvole per un po', e io mi facevo la doccia con ciò di cui essi si vergognavano di pronunciare il nome. Un gruppo di ninfe, che erano, io dico le ninfe, completamente prese dalla loro danza, ed evidentemente avevano anche un solo occhio. Così scelsi di chiudere le mie orbite sui miei nervi ottici, denudati. Così udii le cantatrici. A questo punto ho steso la mia mano, la nostra mano, la sua mano, la tua mano verso il fabbro e divenni me, noi, lui, te. Io vidi
come se ruote di mulini ad acqua stessero irrigando selettivamente la mia fantasia con immagini, come se le trombe mi mettessero a dormire, cominciando a suonare, e così mi rendevano ignaro di ciò che accadeva in sogno senza di loro e del fatto che il mio sogno era così passivo. Io vidi, e piuttosto non avrei mai voluto aver visto, particolari più veri della frusta di Rambò e più scioccanti di ciò che si diceva di Dio nel crescendo di dolore in Schopenhauer. Thank you. E ora è il momento di Roberta Sireno, che ha scritto una poesia intitolata 29 aprile. Allora si titola 29 aprile. Ho sepolto stelle e nomi in una notte d'aprile. Gli altri facevano l'amore stretti tra mani e gambe. Io ti seguivo come un cane e la sua ombra. Ho sepolto il dove e come in un mare così aperto che avrei potuto volare oltre le radici della terra, la nostra. Eleni Giulia. La Elena e Giulia. Η συνάντηση. Θυμάσαι να σε ρωτούν γιατί άργησες ή γιατί φεύγεις. Ti ricordi le domande? Perché hai fatto tardi? Perché te ne vai? Perché non sei venuta? E altre volte ti ricordi di aver aspettato per ore che apparisse e non è arrivato nessuno. E poi ti ricordi di essere lì. Insieme, parole indifferenti per gli altri e bugie innocenti e tiepidi addii e pensieri repressi. Ma ti ho visto, guardavi l'orologio. Non ci assomigliamo, non ci assomigliavamo, non ci siamo mai assomigliati. E lo sai ormai che per quanti treni tu abbia preso, per quanti luoghi tu abbia attraversato, per quante persone tu abbia conosciuto, anche se li hai lasciati, anche se sono stati loro ad andare via per primi, cercavi sempre quell'incontro, quello inaspettato, di quelli che iniziano come di consuetudine, con mezze verità e occhi diffidenti, che poi ti stupiscono. Perché gli occhi altrui leggono la mezza verità che tu non dici. La voce altrui ti scalda, parole ti fanno pensare due volte, una per capire e una per ricordare. E poi gesti di condiscendenza, mani che si estendono per prenderti a braccetto. Non hai più paura, come se fossi nella casa in cui sei cresciuto. Getti i tuoi vestiti ovunque, mangi con le mani e ti sporchi. E poi ridi, cercavi di rispecchiarti per vedere sull'altro passioni ed errori tuoi, abitudini e angosce tue. Un forte abbraccio. Non di quelli che alla fine della festa, di quegli altri improvvisi che travasano energia e spartiscono il dolore in due, che lanciano urla soffocate e lasciano scorrere lacrime. E poi ti domandi come hai potuto o cosa penseranno o se qualcuno ha visto. Sai, però, che anche se hanno visto, nessuno ha capito. Questo cercavi. Una separazione che ti avrebbe fatto tornare a guardare indietro prima di girare al primo angolo della strada. Un appuntamento che sarebbe durato tutta la vita.